Tiene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti. Parola del Signore. Carissimi, in poco più di un mese, ecco, per due volte la nostra comunità viene toccata profondamente, ecco, dall'inaspettativa della morte, da una morte inaspettata, imprevista, commovente, ecco, ci coinvolge tutti. E nel giro di poco più di un mese, ecco, due esponenti della nostra comunità, relativamente giovani, vengono sottratti all'affetto, all'abbraccio della famiglia, della comunità, vengono sottratti alla luce della vita e questo naturalmente ci scuote tutti profondamente, ci spinge a rientrare in noi stessi, forse quasi ci costringe a porci delle domande sul senso stesso della morte e quindi anche della vita. Quello che colpisce soprattutto, carissimi, è la precarietà di questa esistenza umana. Ecco, noi viviamo in un corpo instabile, non sicuro. Noi viviamo in una tenda instabile, in una città che non ha stabilità. Non è eterna, è precaria. La nostra vita è non un qualcosa di inattaccabile, non un qualcosa che rimane per sempre, ma è come dicevano i nostri anziani, no? È come una facciata di finestra, è un qualcosa comunque di breve e di doloroso anche, certo ci sono anche delle gioie, ma sono momentanee e passeggere e siamo sempre esposti alla morte. Non c'è progresso della scienza che tenga, vedete? La scienza certo ha prolungato la vita, ma quando la vita si allontana dalla giovinezza, anche se la prolunghiamo, non è più, ecco, quella che noi vorremmo. Molte volte il prolungamento della vita non è proporzionato alla qualità della vita. Siamo sballottati, siamo nella precarietà, non abbiamo una città stabile, non abbiamo una dimora stabile, non abbiamo un corpo stabile in cui possiamo dirci sicuri in questa vita. E dicevo prima, la scienza certo è come una barca, una navicella che nel mare vuole avvicinarsi all'orizzonte dell'immortalità, ma questo orizzonte man mano che la barchetta si muove si allontana, è sempre irraggiungibile l'orizzonte dell'immortalità che il nostro cuore ci fa desiderare. Allora, è naturale che ci prenda lo sconforto se noi fissiamo lo sguardo su questa brevità, su questa precarietà, su questo stato passeggero della vita. E quali possono essere le risposte, le reazioni a queste considerazioni, no? Magari si potrebbe dire, bah, visto che tutto passa, allora mangiamo e beviamo che domani moriremo. Ma anche un atteggiamento che ci spingesse a ignorare i valori della vita, a considerare l'essenza della vita, a considerare le domande ultime che possono sorgere nel nostro cuore, cioè da dove veniamo, perché esistiamo, quando potremmo non esistere, cosa c'è dopo la morte.
L'anima sopravvive oppure l'anima è un fatto solo di reazioni chimiche del cervello, no? Tutte queste domande come una pignata che bolle, no? Alzano il coperchio delle volte della nostra rimozione e qualcuno potrebbe pensare che non esiste nulla e che basta voler spassarsela nella vita per vivere una vita migliore, ma anche questo atteggiamento non riesce a dare all'uomo la felicità, perché noi nei piaceri materiali non troviamo quella gioia che in realtà il nostro cuore ci fa desiderare. La morte insidia sempre la nostra vita, ma noi non riusciamo a domandarci come superare la finitudine della morte se non ci mettiamo in una disposizione umile del nostro cuore. Noi dobbiamo capire che la vita non ce la siamo data noi e che non la possiamo custodire noi e che nessuno è padrone in ultima analisi della sua vita. No, il nostro mondo delle volte mi sembra, ecco, anche attraverso i mezzi di comunicazione, il nostro mondo sembra quasi voler insegnare che noi siamo dei superuomini oramai rispetto agli uomini del passato. Ecco, che noi siamo padroni della nostra vita, che la scienza oramai ci renderà inattaccabile da ogni dove, che la felicità è alla nostra portata. E invece gli uomini, per quanto al giorno d'oggi vivano qualche decennio in più rispetto a prima, tutte le analisi della società ci dicono e ci confermano che sono più infelici rispetto a prima. Perché? Perché eludono le domande vere della vita. E perché non riescono a capire che se non si danno un orizzonte lungo, ampio, nello spirito, ecco, questa vita stessa non ha significato. Se per una persona non ha significato la morte, dopo la morte non c'è nulla, non resta che stordirsi in questa vita e cercare di dimenticare la realtà e cercare di fuggire la realtà. Carissimi fratelli e sorelle, ringraziamo Dio perché siamo cristiani. Ringraziamo Dio perché abbiamo ricevuto il battesimo. Ringraziamo Dio perché a noi non solo è dato di vivere, ma è dato anche di capire perché si vive, qual è il senso della sofferenza, qual è il senso della morte, perché esistiamo. Ecco, noi esistiamo non perché una qualche evoluzione cieca attraverso altri esseri meno perfetti di noi secondo la natura ha portato all'uomo. Noi esistiamo perché siamo stati voluti da Dio e abbiamo naturalmente in eredità la vita eterna, sì, ma anche la fragilità di questa vita, proprio perché noi non piantassimo troppo profondamente le radici nella sabbia e nella polvere del deserto di questo mondo. C'è sempre un rischio che noi attacchiamo eccessivamente il cuore alle cose della terra, che noi pensiamo che la felicità e la piena realizzazione della nostra vita possa provenire dal possesso di più cose, dalla materialità. Pensiamo, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura di oggi, 23esima domenica del tempo ordinario, ebbene, nella seconda lettura abbiamo ascoltato che c'è una sorta di tentazione a discriminare gli uomini, che può esserci anche nella Chiesa, ma c'è dappertutto, a seconda del loro censo, a seconda se hanno un anello d'oro al dito, o se hanno il portafoglio pieno, o se hanno 4 carte di credito. Il senso della vita non è in questo.
Il senso della vita è nell'avere dentro al cuore il tesoro di Dio, e il Figlio di Dio è venuto sulla terra per farci trovare questo tesoro. E noi lo possiamo trovare solo se abbiamo la fede, se ci apriamo alla fede. Vedete, due sono le strade che si pongono davanti agli esseri umani. E il Signore lo dice nel libro del Siracide, nella Bibbia. Ecco, ho posto innanzi a te l'acqua e il fuoco, la vita e la morte. Dove tu vuoi stendi la mano. Noi possiamo fare di questo mondo la nostra divinità e pensare di essere felici perché godiamo di questo mondo o dei piaceri che una fugace e inafferrabile giovinezza ci può offrire, e ci troveremo poi, come dice il proverbio, no, con una mano davanti e uno dietro, con niente nelle mani. Oppure possiamo sperare in Dio. E allora questa vita, breve o lunga, ricca o povera, sballottata o più quieta, ecco, se noi ci affidiamo a Dio, noi vivremo la pienezza della vita, perché è che io lo ripeto sempre questo concetto, la bontà di una vita non si misura dalla lunghezza dei giorni, ma dall'intensità con cui la persona ama veramente. E amare veramente vuol dire amare come il cuore di Dio e con il cuore di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, Dio non è lontano da noi. Ah, questa tentazione che ci assale soprattutto nel momento del dolore, quando non comprendiamo i perché che ci frullano nella mente e ci rodono il cuore. Dio non è lontano da noi, perché Egli è venuto in mezzo a noi quando si è fatto veramente uomo nel grembo di una madre sempre vergine, quando ha voluto condividere la vita umana in tutto e per tutto con noi, quando ha camminato le strade di questo mondo, ha lavorato con mani d'uomo, ha amato con cuore d'uomo il Figlio di Dio, poi ha affrontato la morte. E a che serve credere in un Dio che se ne sta felice al di sopra dei cieli, nell'iperuranio, dicevano i greci, se poi questo Dio non è vicino a noi nei momenti di dolore e di difficoltà? Perché Gesù, il Figlio di Dio incarnato, il Dio con noi, ha voluto soffrire e morire sulla croce? Perché? Perché noi nel momento in cui ci confrontiamo con la morte, la morte nostra o quella delle persone che amiamo vicino a noi, non possiamo più dire che siamo soli, non possiamo più dire che Dio non ci capisce. Ma poi Egli ha vinto anche la morte, Egli è gloriosamente risorto. Le sue ferite sono diventate feritoie di luce. Egli è tornato alla vita. Ah, carissimi fratelli e sorelle, sembra assurdo questo concetto che la fede ci dà, questa verità di fede, ma il cuore di Cristo trafitto dalla lancia, in realtà se non fosse stato trafitto dalla lancia e non avesse emanato sangue e acqua, perché squarciato dalla lancia si sarebbe aperto da solo il cuore, tanto era l'amore che aveva per l'umanità e per gli uomini, soprattutto per i sofferenti. Ma egli ha aperto il suo cuore, e questo cuore aperto, dopo che Cristo era veramente morto, ha ricominciato a battere, ed egli è ritornato alla vita, ed è ritornato alla vita, ha mangiato con i suoi discepoli, è apparso ai suoi discepoli per dirci che c'è una speranza oltre la morte. Non facciamoci prendere, carissimi, dalla tentazione di reputare questa vita un assurdo. Non facciamoci prendere dalla tentazione di mettere il giudice dei vivi e dei morti, che è Dio, sotto giudizio, perché magari noi vogliamo accusarlo di non fare bene le cose. Non facciamoci prendere dalla tentazione di reputare che il dolore, la sofferenza, anche quando sono vissute con amore, sono inutili e infruttuose. Noi siamo cristiani.
E i cristiani credono non in un Dio in generale, in un concetto, in un'idea. I cristiani credono in un Dio vicino che si è fatto uomo al nostro fianco, che ha camminato le nostre strade e che con l'Eucaristia e lo Spirito Santo viene addirittura dentro di noi. Caro fratello, cara sorella, tutta la comunità adesso noi stiamo piangendo la carissima Antonietta, ricordiamo la sua devozione per la Madonna di Servigliano, e l'altra domenica, no, sarà la Madonna di Servigliano. Ma attenzione però, la vita non finisce con la morte. La morte è un ponte, la morte è una porta, la morte è un passaggio che ci porta dal mondo delle ombre al mondo della luce, dal mondo della falsità al mondo della verità, dal mondo delle tenebre al mondo degli splendori eterni. O Vergine Santissima di Servigliano, se Dio vuole, l'altro weekend noi ti verremo a prendere la tua immagine prodigiosa, amatissima, e in quella immagine, idealmente e misticamente, noi porteremo te. Ecco, noi porteremo quella immagine, ma in realtà sappiamo che è lei, è la Madonna che ci porta. Ci porta come quel bambino sulle nostre ginocchia. Lei ci educa e come una madre dà coraggio e forza al figlio quando si smarrisce, così Vergine Maria dà a noi questo coraggio, questa forza di andare avanti, in modo particolare ai familiari di Antonietta, ai figli, al marito e a tutti i fratelli, parenti, sorelle. Ecco, tutta la famiglia allargata dà questo coraggio di portare questo dolore, anzi Vergine Maria portalo tu in loro e tu con loro, e soprattutto libera noi tutti, Vergine Maria, dalla grande tentazione che a motivo del dubbio sul dolore e sulla morte noi possiamo perdere quella cosa, l'unica cosa che può rendere eterna la vita, e cioè la fede nel Figlio tuo.